Un saluto a tutti. Faccio questo video per far vedere una riparazione un po' particolare, magari a qualcuno può essere utile. Ecco. Abbiamo questa scheda che è della Pacific Scientific SCE serie 900. Questa qua è la 904N, più precisamente. Eccola lì. Siccome costano un occhio della testa e quando si guastano diciamo che è un po' difficile da capire qual è il problema, vi dico quello che ho trovato io adesso sulle varie schede, ne ho una decina perché su alcuni macchinari che abbiamo qua in azienda sono montate queste schede, adesso io l'ho già aperta. Allora, 90% dei casi il problema è la polvere. È la polvere che entra dall'alto e dal basso e si deposita sui componenti, comincia a fare errori strani. Basta dargli una bella lavata col pulisci contatti e una bella soffiata e la scheda torna a funzionare perfettamente. Secondo problema, il secondo problema può essere questo fusibile. Questo è un fusibile, per chi magari non lo sapesse. Questo si guasta e va sostituito, si può sostituire anche con un portafusibile normale, basta mettere lo stesso fusibile che c'è segnato lì. Un altro problema può essere, adesso vediamo se riusciamo ad aprirla. Questi sono i vari guasti che mi sono capitati. Adesso l'ho già smontata questa. Questa in particolare, per esempio, ha il trasformatore guasto. Ho provveduto ad ordinarlo. Adesso, appena mi arriva, poi lo cambio. E dovrebbe essere a posto. Altro problema che ci potrebbe essere è il raddrizzatore che è sotto la scheda. Oh, facciamo un po' di casino perché sganciamo tutto con una mano, è un po' difficile. Allora, eccolo qua. Questo qua è il raddrizzatore che salta. Bisogna metterne, sostituirlo con un altro uguale o simile, insomma. Basta che sia della stessa potenza o maggiore. E mi è capitata una sola volta le saldature, bisogna rifarci le saldature, sì. Hanno usato dello stagno un po' particolare, si fa fatica a scaldarlo, a volte crepa. Però quello mi è capitato una sola volta. Ecco, se magari è utile, provate a darci un'occhiata. Vi saluto e alla prossima.